squadra che è prima in classifica con noi secondi a pari punti. Allora questa è la formazione di nuovo. Marcos Alonso prova a chiudere lo spazio, non riesce, molto bravi qui l'Atalanta, Alejandro Gomez, il Papu, prova a perdere on, Paquetà, bravissimo, Paquetà deve aspettare, non c'è nessuno, Bakayoko, Suso, Marcos Alonso, si gira, bravissimo, in mezzo a un sacco di gente immobile. Prova il tiro. Murato immobile. Abbiamo fatto un gran bel calciomercato puntando su Marcos Alonso, Llorente, un difensore centrale che è fuori adesso perché è a 78 ed è il panchinaro. Uguale per Benassi, panchinaro molto forte che cresce, Bale e Ciro Immobile, un buon calciomercato. Marcos Alonso adesso prova al Milan, viene fermato da Atebur che prova ad avanzare. Atebur, Marcos Alonso, Romagnoli, Caldara, Calabria, sbaglia. Allora Lobotka, chi cavolo è? Paquetà, prova per Bale, occhio Bale, vede che sì, aspetta un attimo, per Paquetà, Paquetà, mamma mia, Lucas Paquetà, pallonetto al portiere, guardate. Che giocatore è! Lucas Paquetà, 3 gol in Serie A. Bravissimo, Lucas Paquetà. Abbiamo anche un ex che è che sì. Ecco.
cucchiaio d'edizione. Prova a Teburo, metti in centro! Mamma mia! Mamma mia, Papu ci stava facendo un gol pazzesco. Pazzesco. Calabria. Caldara, Zapata. Vorrei comprarlo al posto di Piontek, che non mi piace molto. Perché abbiamo già tre attaccanti dopo che viene Andrea Silva dal prestito, quindi siamo... abbiamo un botto di attaccanti, però ce ne, visto che giochiamo con certe volte con gli attaccanti, ce ne servono. Gira Immobile! Oh! Palo! Frank sì. Romagnoli, Caldara, che sì ancora. Gira verso Marcos Alonso, che prova per Suso. No. Dai ragazzi. Buono, buono. 1-0, cucchiaio di Lucas Paquetà, che ci ha portato in vantaggio. Ciro Immobile inquadrato. Andiamo al secondo tempo. Peccato per Lucas Paquetà, che ha il giallo, che forse deve saltare la prossima partita, non so se abbia già preso il giallo. Suso, Romagnoli, Marcos Alonso sbaglia, allora prolunga per Ilicic a Tebur. Ancora Tebur per De Ron. Prova per Zapata. Donnarumma che riesce tranquillamente a prendere la palla visto che è stata deviata. Bakayoko, che sì. Parte Calabria. Vede Bale. Bale ancora. No, tutto bene Bale, devi passarla. Peccato. Paquetà allora. Peccato per Bale, però Paquetà. Suso! 2-0 netto. Assist di Paquetà. Pazzesco quel giocatore. Non saprei se mettere in campo Benassi, visto che sia abbastanza, insomma, luce. Zapata, Ilicic, il Papu, per Martin De Ron, che prolunga per Atebur, prova a mettere in centro. Marcos Alonso che va perché sì, che vede Paquetà. No, era bella. Anche l'accent. Ciro. Masiello spara su. Però. Immobile. No, ancora. Dai però. Entra fuori Bale, dentro l'Axalt. Molto forte l'Axalt. Ho fatto tanti gol con l'Axalt. Gira Immobile, va a pressare. Zapata è una bestia, eh. Raga. Ilicic, Gosens, prova a mettere in centro Zapata. Mamma mia, Paquetà sbaglia il controllo. Comunque è fondamentale Paquetà su questa squadra. Marcos Alonso, Romagnoli, gira di là Calabria. Frank sì. No. Allora. Bakayoko mette in mezzo. Vedevo la rovesciata per Immobile.
Calabria che ha... Guarda! L'avevo cuffata! Mamma mia! L'avevo detto, eh! Suso, che vede Paquetà, Paquetà, prova ad andare a correre, Paquetà! No, troppo, troppo. 82esimo, manca ancora poco. Immobile, combatte. Prova l'ultimo assalto l'Atalanta. Non riesce. Laxalt. Paquetà. No, troppo corto. Atebur consumati. Sfinito. Bravo, Immobile. Grandissimo Paquetà che prova a lanciare per l'Axalt. Axalt fermato, bravo, bravo. E finisce qui 2-0 per il Milan. Grande partita. Vedere 9,5, 4 tiri a 3 per il Milan. Bravo che sì. Ottimo lavoro, 120. Cutrone però mi piace tanto di più di Piontek. Andiamo a far giocare le riserve. Farli giocare, vediamo quanto fanno contro l'Empoli. 1-0 Empoli, 1-0 Empoli, era una gran squadra. Siamo terzi, siamo terzi.